Ciao, grazie di essere qui con me oggi. Per prima cosa vi auguro un buon anno, un buon 2022, che sia un anno pieno di serenità, ma anche pieno di tante emozioni. Oggi, come primo video dell'anno, non poteva non essere un buoni propositi per il 2022. In realtà io non credo molto nei buoni propositi quanto nei desideri e negli obiettivi. Perché vi dico desideri e obiettivi? Perché secondo me sono due cose diverse. Ovviamente ci sono certe cose che possono essere sia obiettivi a lungo termine, che però per me diventano desideri, sia qualcosa che possono essere sia degli obiettivi che dei desideri, e la linea può essere veramente sottile fra uno e l'altro. Io considero desideri ciò che o sono appunto a lungo termine. Ad esempio, un desiderio che c'è da tempo nella lista desideri è avere una casa in montagna, ma so che non lo potrei realizzare né quest'anno, né l'anno prossimo, né quello dopo, e quindi non è un obiettivo, è un desiderio, che però magari potrà diventare un obiettivo fra un po' di anni. Un altro desiderio, ad esempio, che non può essere un obiettivo perché non dipende 100% a me, è fare una certa esperienza lavorativa che ho molto ben presente, ma che non vi dirò. Questo perché, per quanto io possa mettercela tutta di il 100% di me stessa, non è detto che accada perché non dipende totalmente da me. Quindi questo rimane un desiderio fortissimo, ma rimane un desiderio. E poi ci sono quei desideri che però sono anche obiettivi. Non si sa se per il 2022, ad esempio, prima o poi mi piacerebbe raggiungere i 100.000 iscritti su questo canale. Capiterà quest'anno? Non lo so. Sta di fatto che io mi impegnerò a coltivare e a gestire questo canale al meglio in modo da raggiungere il mio obiettivo il prima possibile. Non è detto che sia nel 2022, perché questa cosa dipende da me, ma non solo da me. Quindi, insomma, queste cose sono i desideri. Io questo dei 100.000 su Chiara Bresa l'ho messo nei desideri, perché negli obiettivi, obiettivamente, magari non riuscirò a raggiungerlo nel 2022, quindi non avrebbe troppo senso, mi deprimerebbe a un certo punto non aver raggiunto quell'obiettivo che desideravo così tanto. Nei desideri ci sono veramente tantissime cose. Un'altra cosa che vi dico che nei desideri e non negli obiettivi è, ad esempio, un viaggio in Kenya. Anche lì, se possibile, io lo farò quest'anno. Appena si potrà, io quest'anno lo farò, ma se non si potrà, non dipende da me. Quindi quello non va negli obiettivi, ma va nei desideri. Non so se mi sono spiegata bene. E questa lista di desideri è lunghissima e io vi consiglio di farla anche con desideri folli. Non dico diventare il presidente degli Stati Uniti, perché obiettivamente ci sono delle leggi che ce lo impediscono, perché dovremmo essere nati negli Stati Uniti. Ma desiderio come, non so, avete una macchina dei vostri sogni, un lavoro dei vostri sogni, un viaggio dei vostri sogni, oppure un progetto dei vostri sogni, ecco, quello va nei desideri. Se non è una cosa che lavorando può essere fatta in tempi brevi intendo anche un anno, non diventa per me più un obiettivo, ma un desiderio. E questi desideri è bello vederli crescere e vederli trasformare, perché ogni anno voi tenete sotto mano questa lista, non la nascondete, non la tirate fuori l'anno prossimo e vedere, ah, ok, non è cambiato niente. Tiratela fuori ogni 2 settimane, ogni mese, e nel caso aggiornatela, perché noi siamo in continua evoluzione e anche i nostri desideri sono in continua evoluzione. Per alcune cose vi renderete conto che magari un desiderio che avevate si sta avverando, ma in modo inaspettato, in modo diverso da ciò che avevate previsto, ma comunque in modo che vi sta piacendo, quindi non è detto, ed è bello tenere questa lista sempre con noi, nel caso togliere qualcosa, trasformare qualcosa, mettere qualcosa, perché è giusto così. Poi obiettivi e vision board. Voglio parlare un secondo della vision board, perché anche questa cosa, secondo me, per certe persone può risultare molto molto utile. Cos'è una vision board? Vi metto delle immagini qui. Una lavagna, uno spazio che può essere lo sfondo del vostro computer, può essere un quadretto che vi mettete nella scrivania, in cui mettete delle immagini che vi portano immediatamente a un vostro obiettivo o desiderio. Ad esempio, la vision board dell'anno scorso per me era una foto di un matrimonio, una foto di un insegnante, di una persona che parlava al pubblico, una foto di un posto che volevo visitare. Questa è la mia vision board, questo è ciò che
voglio per me, la mia vision board è ciò che vedo per me, che voglio realizzare. Io voglio essere quelle persone che vedo sulla vision board. È una cosa visiva che io vedo e mi focalizza su ciò che voglio. Ripeto, può essere sia fisica che un file che mettete come sfondo del cellulare, ma è importante averla sempre sott'occhio, perché in questo modo vi stimolerà a dare il meglio di voi. Bene, detto questo, ditemi intanto, prima che io vi dica i miei obiettivi del 2022, ditemi voi che buoni propositi o obiettivi avete. Io lo so che molti di voi avranno dimagrire, andare in palestra, studiare di più. Ecco, io ci ho mollato con queste cose. Ogni anno mi ricordo, anche se ero alle superiori all'università, ok, quest'anno studio di più. Da domani mi metto a studiare 8 ore al giorno. Purtroppo ve lo dico già, non funziona. L'obiettivo non può essere perdere 10 kg, il buon proposito non può essere mangiare meglio, ci deve essere un desiderio sotto, una motivazione sotto, altrimenti perderemo la motivazione in 2 giorni. Obiettivi, allora, gli obiettivi per il 2022, dopo vi dirò alcuni dei miei obiettivi, non vi dico tutti perché alcuni sono lavorativi e non mi voglio tirare la zappa sui piedi, ma ho proprio delle cose che so che se mi metto lì e prendo il coraggio di fare delle cose, posso fare. O comunque certe cose che posso provare a fare, poi magari fallisco perché non tutti gli obiettivi riuscirete a raggiungerli, altri saranno un totale fallimento, ma almeno ci avrete provato. Se io voglio collaborare con quell'azienda, la contatto e se poi non andrà, me ne farà una ragione, ma almeno l'ho contattata, almeno ci ho provato, almeno ho provato a raggiungere un mio obiettivo. Ditemi giù nei commenti almeno un obiettivo che avete per quest'anno nuovo. Il primo obiettivo per il 2022 è trovare uno sport. Trovare uno sport potrà sembrare a molti come iscriversi in palestra. In realtà no, vorrei trovare qualche cosa che mi tenga attiva fisicamente, questo sì perché mi serve, perché io ho un male al collo incredibile, un male alla schiena incredibile. Devo sviluppare i miei muscoli e so che mi fa bene. Trovare uno sport che mi piaccia, che mi appassioni. Trovare una nuova attività che mi appassioni. Per anni ho avuto la pallavolo e mi sembrava scontato avere una cosa del genere. In realtà adesso pallavolo non mi andrebbe più di farla, ma mi va di cominciare un altro sport. Il secondo obiettivo è fare un viaggio di gruppo. Non che io organizzerò un viaggio di gruppo, ma che io vorrei partecipare a un viaggio di gruppo con Si Vola, WeRoad, Viaggio Avventura, vedremo insomma, però vorrei proprio fare un'esperienza del genere. L'anno scorso c'ero quasi, poi ci ho mollato. Sia fare appunto questa volta anche un viaggio di gruppo, sia un viaggio da sola. È un attimino sgaggiarmi e uscire dalla mia comfort zone. Tutte queste cose in realtà sono uscire dalla mia comfort zone, ecco. Vi condividerò altri 2 obiettivi del 2022. Uno di questi è imparare a manifestare. In realtà, come primo libro del 2022, sto leggendo Padre ricco, padre povero, che per ora mi sta piacendo tantissimo. E magari quando avrò letto un po' di libri del genere, ve ne parlerò in un video. Ditemi se potrebbe interessarvi come cosa. Ultimo obiettivo che condivido con voi del 2022 è imparare una nuova lingua. Cosa vuol dire imparare una nuova lingua? Vuol dire in realtà iscrivermi a un corso di lingua straniera, probabilmente sarà lo spagnolo, perché sto notando che mi serve studiare. In che senso? Mi serve allenare il mio cervello, il mio lavoro è questo e sento che a volte mi limito troppo a questo, invece vorrei continuare a studiare e a utilizzare il mio cervello. Secondo me imparare una lingua nuova è sempre un buon modo per farlo. Imparare una nuova lingua è solo un pretesto per cominciare un percorso del genere che uscirebbe ancora dalla mia comfort zone, perché io sono molto nella mia comfort zone, soprattutto in questo periodo, quindi mi farebbe bene ampliarmi. Grazie di aver guardato questo video fino alla fine, noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video. Ciao!